euroregione.news. Rivignano Teor, settimana ecologica. Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore, anzi direi il dovere. Questa settimana abbiamo intrapreso quello che già da anni stiamo facendo qui nel nostro comune, l'attività della settimana ecologica. Settimana ecologica che vede tutta una serie di appuntamenti molto importanti assieme ai ragazzi delle nostre scuole, che poi vi presenteranno i miei colleghi quello che è stato proposto in questi giorni qui proprio nel nostro comune. Quello che vi voglio dire io è che venerdì prossimo avremo presso la sala consigliare del comune di Rivignano Teor un importante convegno sulle energie rinnovabili. Stiamo portando avanti un progetto molto importante per quanto riguarda il riutilizzo del materiale di scarto prodotto all'interno delle nostre case per poter produrre energia elettrica, e penso che questo sia il periodo tra l'altro più importante per affrontare questi argomenti. Poi domenica ci sarà Rivignano in Fiore, quindi la solita fiera che ormai 2 anni l'abbiamo sospesa per ovvi motivi, ma che quest'anno riprendiamo, e quindi con il mercato in piazza, con la presenza anche insomma di fiori, piante e quant'altro. E poi concluderemo la nostra settimana con la pedalata ecologica del 25 aprile, quindi lunedì mattina ci troveremo in piazza Rivignano tutti assieme per fare un bel giro in bicicletta, circa 20 km il percorso previsto all'interno del nostro territorio. Questo evento è stato organizzato dalla Proloco di Rivignano, quindi poi ci troveremo qui in piazza Rivignano per una passeggiata assieme. Direi che sono delle iniziative molto importanti che è giusto che le amministrazioni portino avanti, perché l'ambiente ormai deve essere un argomento preponderante all'interno delle pubbliche amministrazioni. Sempre di più l'ambiente necessita di attenzioni e di rispetto da parte prima di tutto noi amministratori, ma soprattutto una sensibilizzazione da parte di tutti i cittadini. Ci troviamo qua nella scuola primaria di Rivignano proprio in questa settimana ecologica, in occasione appunto di questo momento, in collaborazione appunto con l'istituto comprensivo e le scuole della nostra zona. L'amministrazione ha deciso di consegnare ai bambini, di contribuire appunto alle scuole, di contribuire consegnando materiale per poter insomma fare l'orto, fare le attività che possono essere per la natura. E lo scopo per cui siamo qui è appunto di sensibilizzare su questa tematica proprio i bambini fin da piccoli, quindi di poterli aiutare ad essere insomma delle persone civili anche fin da piccolini, ecco, e quindi anche amare la natura e rispettare gli altri, le persone, le cose, la natura, un po' tutte le cose. E in queste giornate appunto abbiamo consegnato dei bagnafiori, delle zappette, delle fragole, quindi anche per poter proprio seminare. Anche dietro qua abbiamo anche l'orto, un orticello insomma che stanno coltivando, e nonché anche la piantagione di qualche albero, piantumazioni insomma di qualche albero. Poi sempre in queste giornate ci sarà anche una mattinata, andremo a fare delle letture, l'amministrazione andrà a fare delle letture sempre sulla tematica dell'ecologia ai bambini delle primarie, e speriamo insomma che possa essere di buon auspicio anche per loro, che sia di divertimento allo stesso tempo che sia educativo, uno scopo educativo. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha organizzato questa settimana ecologica dopo 2 anni di inattività. Troviamo molte attività dedicate proprio ai ragazzi, pensate da questi ragazzi delle scuole medie, come ad esempio la lettura nella biblioteca del venerdì per i piccoli, e la consegna degli alberelli ai nuovi nati del 2021, che avverrà domenica al mattina presso il cortile dell'infanzia di Teor, e la pulizia, sempre fatta dai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi divisi in piccoli gruppi, degli spazi aggregativi nel nostro comune di Rivignano Teor. Queste iniziative sono state organizzate assieme all'Istituto Comprensivo e anche a molte associazioni del territorio. In particolare nella giornata di sabato ci sarà questa giornata di sponde pulite dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso ogni frazione del nostro comune di Rivignano Teor. Ci saranno dei banchetti adibiti dove le persone, le famiglie, i ragazzi potranno accedervi dalle 15.30 alle 18.30 e andare a pulire il proprio territorio, il proprio paese.
finisco ringraziando questi ragazzi che hanno avuto poco tempo per organizzare queste manifestazioni, ma hanno delle idee così importanti e così belle che possono solo far del bene alla nostra intera comunità del comune di Rivignano Teor e a tutto l'istituto comprensivo Cuore dello Stella di Rivignano Teor e Pocenia. Inoltre c'è anche una novità all'interno di questa settimana ecologica. Nella due giorni di Rivignano in Fiore, del 24 e 25 aprile, verranno esposti in piazza degli elaborati che hanno come tema l'ecologia, il riciclo dell'acqua, il riciclo dei rifiuti e tutto ciò che riguarda appunto la natura. È un'iniziativa anche questa pensata dai ragazzi che sono andati nelle varie scuole del nostro territorio, nella primaria e nella secondaria, e hanno presentato questo progetto. Questi elaborati sono stati raccolti e appunto esposti nella due giorni del 24-25 aprile in piazza Rivignano. Quindi venite tutti a partecipare a questa bellissima iniziativa che è un po' un ritorno alla normalità. Da Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.